Sopra il palco i giovani, sotto ad ascoltarli tutto il clero vicentino. Si è svolta così, con un rovesciamento di ruoli, l'ultima assemblea presbiterale della diocesi di Vicenza, dedicata appunto ai giovani e alla sintesi dei contributi raccolti nei vicariati sulle varie esperienze di fede. 4 i nuclei problematici emersi, 4 semi gettati nella comunità. La difficoltà nel creare un dialogo che spesso si trasforma in disinteresse e delusione verso le figure di chiesa, la poca incisività della catechesi ordinaria, la necessità di affidare ai giovani ruoli di responsabilità nella comunità e infine la ricerca e l'apprezzamento di esperienze guidate di esodo familiare. Semi che ora saranno tanto più utili nella misura in cui ogni parroco li prenderà come nuovo incoraggiamento per il futuro. Abbiamo bisogno di piantare i piedi sul concreto, sulla vita di ogni giorno, e anche avere delle risorse, degli incoraggiamenti. Siccome lavoriamo insieme con loro, la loro testimonianza ci può da un lato incoraggiare, e dall'altro lato dire che se piantiamo dei semi, questi semi producono frutti. Loro sono anche il frutto di una storia precedente, frutto di esperienze, di incontri. Sono anche i nostri moltiplicatori, perché questi giovani con i quali si lavora insieme sono loro che diventano la mano che si tende verso i loro coetanei, verso altri giovani. Dall'assemblea anche una conferma, quella legata alle esperienze comunitarie di fede, in cui il successo di un percorso di avvicinamento a Dio è tanto più elevato quanto più vissuto in un contesto vivo, fatto di persone ed esempi concreti, non di dogmi e precetti. Se la catechesi in senso soltanto di insegnamento astratto, teorico, si vede che non è sufficiente, e quando si mescola dentro all'esperienza, cioè quando c'è il profumo della fede, perché si mettono le mani, ecco, nelle cose concrete che si operano. Quindi è la fede che alimenta esperienze concrete che lasciano il segno dentro di loro. Il contenuto non è così determinante, questa è l'esperienza che posso fare anch'io all'interno dei ragazzi dell'adolescenza e della cresima, è di averli inseriti in esperienze parrocchiali significative, comunitari, che poi loro continueranno, saranno questi che li porteranno avanti verso una catechesi più significativa per la loro età nel momento della maturazione. Poi ci può essere la catechesi legata all'esperienza scolastica, che pure è importante, perché sento che è il filo teso. Una volta che è tagliato, quasi c'è il rischio che si prendano le distanze dal nostro Signore Gesù. In questo senso è sbagliato pensare che la giovane età di un pastore di comunità sia la chiave di volta di un rapporto più soddisfacente con i giovani. Alle volte spunto troppo sul prete che se è giovane riesce a parlare con i giovani, altrimenti noi anziani ci sentiamo tagliati fuori. Bisogna che cambiamo, ecco, mentalità e modo di pensare anche su questo fatto. Nel senso che quando si è maestri di sapienza, quando i giovani non colgono steccati, quando non pensano che col prete si possono parlare soltanto di alcuni argomenti e di altri non si parla, a 360 gradi, essere compagni di viaggio, ascoltatori, interlocutori insieme con loro. E portano frutti questi due incontri, queste riflessioni che abbiamo fatto, nella misura in cui anche vengono raccolte anche da associazioni, organismi stabili all'interno della diocesi. Pensiamo all'Azione Cattolica, alla Pastorale Giovanile Diocesana, pensiamo ai campi scuole che vengono organizzati, ai corsi che vengono fatti per gli animatori, ecco, li consegniamo a loro in maniera particolare, perché sappiamo che li diamo a strumenti operativi e efficaci. L'assemblea è anche un momento di confronto e autocritica per la diocesi e per mettere in guardia dagli errori su cui è più facile cadere nel ministero di un compito davvero difficile. È quello di agire in maniera troppo settoriale, cioè i giovani sono giovani e devono vivere da giovani e insieme con i giovani soltanto. I giovani vivono la vita e la vita la si vive insieme con le loro famiglie e con i problemi che nascono nella società, e credo che è la condivisione della vita che ci aiuta anche a non creare settori esteccati e incomunicabilità. Questo lo sento come una cosa importante. Io, quando sono stato parroco,
sarà per la mia incompetenza. Avevo un po' di pudore di parlare di pastorale giovanile in se stessa, forse non l'ho mai detto neanche nelle mie prediche in Duomo di Schio. Parlavo della vita, della comunità, della vita della scuola, della vita delle famiglie, ecco. Più ci mettiamo dentro a vivere tutti insieme, più è facile anche il dialogo, il colloquio e la trasmissione. Ecco, è uno dei problemi grossi al giorno d'oggi, la trasmissione dei valori della fede, si è un po' inceppata, è quella che bisogna riattivare, dar simpatia anche fra il rapporto fra le generazioni. Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia.